9 mesi, questo è il tempo trascorso dal giorno in cui Elisabetta Condò, professoressa di storia all'Alessandrini di Abbiategrasso, rischiò la vita per le coltellate di uno studente un mese fa. Come riportato dal Corriere della Sera, c'è però stato un abbraccio in udienza con il ragazzo, sedicenne. L'incontro tra il giovane imputato e la professoressa Elisabetta Condò, 51 anni, parte civile nel processo, è avvenuto lo scorso 16 gennaio davanti al Tribunale per i minori di Milano. Dell'udienza e di quell'abbraccio tra i due si è saputo però solo adesso. Nel frattempo, nei giorni scorsi, dopo l'appuntamento davanti al giudice per l'inizio del processo, per cui deve rispondere di tentato omicidio, il ragazzo è passato dal carcere minorile Beccaria di Milano ai domiciliari. Questo dopo circa 7 mesi di detenzione su decisione del tribunale e su istanza della sua difesa. Dopo l'aggressione alla docente, colpita più volte alle spalle con un coltello che il sedicenne aveva nascosto nello zaino, e dopo l'arresto, eseguito dai carabinieri, lo studente era stato ricoverato nel reparto di neuropsichiatria infantile dell'ospedale San Paolo di Milano, questo prima di passare in carcere su decisione del GIP dei minori. Nell'interrogatorio, il sedicenne, che aveva ricevuto 6 note dall'inizio dell'anno, aveva ammesso le sue responsabilità, non riuscendo però a fornire una giustificazione per il gesto compiuto. La prossima udienza del processo è fissata per aprile e il Tribunale dei Minori dovrà valutare probabilmente una richiesta di messa alla prova, ossia la possibilità che il minorenne, che è già entrato in un percorso di rieducazione, segua un progetto educativo predisposto dai servizi sociali.